Ciao ragazzi e ciao ragazze, eccomi tornata di nuovo con un video. Scusate l'assenza, ma un po' di cosine da fare. Comunque, sì, scusate anche lo smalto che è un po' sbeccato. Pazienza. Faccio questo video per parlarvi della mia base invernale. Ho fatto un video sulla mia base estiva e mi sembrava opportuno parlarvi anche della mia base invernale. Allora, d'estate ci metto poco e niente, ma d'inverno, scusate, dunque uso la BB cream della MUA che fa un po' cacare, perché sì, questa qui è la BB cream MUA All in One primer, ecco, qualcos'altro, colorazione light. Sono 30 ml, 12 mesi di scadenza dell'apertura. La colorazione è ottima per il mio incarnato, però l'unica cosa è che mi secca tantissimo la pelle e devo metterci una crema idratante, molto molto idratante. Comunque uso questa e l'applico o col pennello oppure con le mani. Nulla di che. Poi, come correttore, dunque, io uso due correttori. Questo qui è la palettina della ELF, Correctly Concealer, Neutralizer e Brightener, insomma questo qui, palettina della ELF che conoscete tutti. Scusate, ma da un po' che non faccio video, mi impapero tantissimo, e più che altro io uso tantissimo questo qui verde per coprire i rossori sul naso, la punta del naso e lo applico con le dita. Poi applico questo qui, che è lo stesso che applico anche d'estate, questo qui sempre dell'Elf Ivory, e lo sfumo sotto le occhiaie, oppure qualche altra, sotto le occhiaie e per coprire i brufoli, e lo sfumo con questo qui della Kiko, il 200 Eyes. So che è un applicatore da sfumatura per ombretto, ma io mi ci trovo molto bene a sfumare il correttore. E poi cipria, uso questa qui della Debbie, la numero 01. Sì, ho cipria, la cipria compatta, 7 grammi con 24 mesi di scadenza dell'apertura. Come potete ben vedere, la uso tutti i giorni perché mi ci trovo benissimo, e l'applico con questo pennello qui. Sarebbe da blush, ma io mi ci trovo bene ad applicare la cipria. E niente, questo è tutto. Beh, dopo logico mi metto l'ombretto, la matita. Niente, questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, o quantomeno vi sia stato utile. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!